Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono la Squinzia e oggi si parla di primi anni 2000. In questa puntata cercheremo di ricordare in che modo trascorrevamo il nostro tempo prima che Facebook cambiasse completamente le nostre vite. Prima di cominciare però vi chiedo di lasciare un pollice in su questo video, iscrivervi al canale e azionare la campanella per supportare il mio lavoro. In fondo è gratis, no? Detto questo possiamo cominciare, via la sigla! Era il 2008 quando Facebook registrò il boom di utenti iscritti in Italia. Da allora il social di Zuckerberg è entrato sempre più prepotentemente nelle nostre vite, fino a cambiare le nostre abitudini in modo praticamente irreversibile. Sì, perché ormai da Facebook passano un sacco di attività, l'intrattenimento, le conferenze stampa, eventi in diretta, mercatini dell'usato tra utenti, e-commerce e via discorrendo. Non si tratta più insomma di un social dove condividere gattini e tazze di caffè, anche se qualcuno si ostina a farlo. Ma prima di Facebook, com'era la nostra vita online? La risposta è molto semplice, cazzeggiavamo tantissimo. E adesso vi ricorderò come. Partiamo con loro, i blog. Già abbiamo parlato di come rimorchiavamo o subivamo abbordaggi indesiderati online prima di Facebook e Tinder. Ecco, negli stessi anni c'era anche chi sognava di sbarcare il lunario con il proprio blog. Sulla scia del sogno americano 2.0 di blogger diventati giornalisti o scrittori, poi protagonisti di film che ci hanno convinto che tutto questo fosse facile come bere un bicchiere d'acqua. In effetti, in un certo senso lo era. I primi anni 2000 erano quelli in cui pochi avevano la conoscenza giusta del sistema e quindi realmente bastava avere il coraggio di mettere in pratica la propria idea, portarla avanti con determinazione e raccogliere i frutti che erano comunque tendenzialmente buoni. Chi si occupa di marketing oggi lo chiamerebbe il vantaggio di essere early adopter. Tac. I mezzi poi non mancavano, MSN Messenger offriva una propria piattaforma blog, ma non solo, c'erano anche Blogger, Splinter e WordPress, che erano tra quelle più gettonate e personalizzabili. Io personalmente ho utilizzato moltissimo il blog di Messenger, poi ho tentato più di un'avventura su WordPress, da sola, in compagnia, ma questa è un'altra storia. E voi? Quali blog avete usato di più? Fatemelo sapere nei commenti. Continuiamo poi con quelle che erano state le prime piazze virtuali, i forum. Ho recentemente scoperto che ne esistono ancora di attivi che non si sono piegati al passaggio ai gruppi Facebook e ammetto che hanno tutta la mia stima per questo. Prima di blastare la gente nei commenti su Facebook passavamo i nostri pomeriggi sui forum più disparati, a chiacchierare con sconosciuti che poi alle volte rischiavano di diventare addirittura nostri veri amici. O anche trombamici, ma di questo abbiamo già parlato in un altro video, che vi lascio qui in alto. C'erano i forum di cucina, quelli dei fan della nostra band musicale preferita, quelli del gruppo di tifosi della nostra squadra di calcio del cuore e via discorrendo. Per qualsiasi cosa praticamente esisteva un forum dedicato, anzi ogni sito di qualsiasi settore e servizio aveva al suo interno un proprio forum. Ammetto di averne frequentati non tantissimi ma non erano nemmeno pochi. Se questo video arriverà a 100 like vi svelerò quali erano e se arriviamo a 150 vi dirò quali erano i miei nickname. Concludiamo con la terza grande attività che occupava gran parte delle nostre giornate, scaricare a manetta qualsiasi cosa. In principio fu Napster, quindi WinMX e The Mule. Nel momento in cui cominciarono ad entrare nelle nostre case le connessioni veloci, almeno per il tempo, la nostra fame per i contenuti pirata aumentava in maniera esponenziale. E così passavamo le nottate con il PC acceso a macinare byte su byte scaricando film, discografie intere o videogiochi. Il tutto coltivando ovviamente la vana speranza che il download andasse a buon fine e non si trattasse dell'ennesimo film porno con il titolo simpaticamente cambiato dal proprietario del file di origine. C'è simpatia tra di noi, c'è simpatia se... Esperienze che i bimbi torrent o i bimbi Netflix non hanno la più pallida idea di che cosa significhino. Io per esempio ricordo di aver aspettato qualcosa come 7 giorni per il download completo dei due film Death and Rebirth e The End of Evangelion. Mi ricordo ancora quella sensazione, mi sentivo come una bambina che aspetta che arrivi Babbo Natale, solo che quell'attesa è durata 7 giorni e poi il file al 93% si è fermato. No! E voi qual è stato il contenuto che avete atteso per più tempo durante il download? Fatemelo sapere nei commenti. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto sapete cosa dovete fare. Iscrivervi al canale, azionare la campanella, condividere il vostro video con tutti i vostri amici nostalgici degli anni 90 e dei primi 2000. Mi piacerebbe arrivare a 1000 follower su YouTube entro la fine del 2020.
In ogni caso, non dimenticatevi di seguirmi anche sugli altri miei canali social, Facebook, Instagram, TikTok e Spotify, e taggarmi sempre nelle vostre stories a tema anni 90 e primi 2000 su Instagram. Per me, lo ripeto, anzi non mi stancherò mai di ripeterlo, è sempre un piacere vederle. Bene, adesso abbiamo davvero concluso. Io ora vado a controllare la mia lista download di WinMX a che punto è. Noi invece ci vediamo al prossimo video.